Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per raccontarvi la storia di Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, in modo particolare oggi vogliamo, attraverso Fra Modestino Fucci, servo di Dio, ha scritto diversi testi legati alla vita di Padre Pio, lui si è posto una domanda che spesso ci poniamo anche noi e che voi a volte attraverso l'indirizzo mail che vedete in sovrimpressione avete fatto. Ecco, come diventare figli spirituali di Padre Pio da Pietrelcina? Bisogna dire questo, che sono centinaia di migliaia le testimonianze che sono state inviate qui al convento e che continuate anche ad inviare, e tra l'altro non migliaia ma diverse sono quelle che arrivano all'indirizzo di posta elettronica. Da quanti sono stati beneficiati in vita? Molti racconti che arrivano dai vostri genitori, dai vostri nonni che hanno raccontato. Allo stesso tempo, ad esempio, c'è Cleonice Morcaldi, che è stata una figlia spirituale di Padre Pio, che ha sempre detto Gesù gli aveva fatto vedere la mansione dei suoi figli spirituali in paradiso. Anzi, si potrebbe anche dire che Padre Pio già pregustava quel bellissimo momento, il momento della gioia celeste in compagnia di tutti i suoi cari figli spirituali, che aspetterà, ecco, come ci ricorda anche Padre Pio, dinanzi alla porta del paradiso, fino a che l'ultimo dei suoi figli non sia entrato. A Don Pierino Galeone, ad esempio, che un giorno si lamentò proprio perché era stato bloccato proprio qui, era stato bloccato dal superiore del convento, non poteva entrare in convento, e con affetto paterno disse Padre Pio, abbi pazienza, Padre Agostino, il superiore, è buono, è un buon frate, anche se burbero. In cielo però staremo tutti insieme, lì nessuno ti potrà e ci potrà più sgridare. E ancora, ad un altro figlio spirituale gli disse, ricordatevi che se non vi comportate bene, non mi ascoltate, un giorno dinanzi a Dio non vi riconoscerò come miei figli, anzi sarò io il primo vostro principale accusatore. Ecco, è di qui la domanda. Come fare per diventare figli spirituali di Padre Pio? Fra Modestino scrive, meditavo sui benefici che potevano lucrare tutti coloro che venivano accettati da Padre Pio, quindi in vita, come figli spirituali. Poi pensavo però con rammarico a tutti coloro che non potevano venire qui a San Giovanni Rotondo per chiedere a Padre Pio questa adozione spirituale. E ancora, quelli ancor meno fortunati invece, coloro che non si sarebbero proprio avvicinati a Padre Pio se non dopo il suo transito terreno. Ecco, fa questa domanda Fra Modestino, e allora un bel giorno si rivolge a Padre Pio e disse, padre, vorrei assumere proprio come suoi figli spirituali tutti coloro che si impegneranno a recitare ogni giorno una corona del rosario e a far celebrare di tanto in tanto una santa messa secondo le sue intenzioni. Posso farlo? Beh, Padre Pio lo guardò meravigliato e disse, è che posso rinunciare a questo grandissimo beneficio, Modestino? Fa tutto questo ed io ti assisterò. Beh, siamo nel luogo dove Fra Modestino ha accolto tantissime persone, proprio in questo corridoio, una fila di gente che attendeva una sua parola di conforto. Lui era proprio lì, all'altezza di quella statua di San Francesco, dove c'era un piccolo gabbiotto, ecco, possiamo definirlo così, dove lui ascoltava, ecco, in un primo tempo, poi si riportava in foresteria e ascoltava tutte le persone, poi veniva fuori e con il suo crocifisso li benediceva, ecco il crocifisso benedetto da Padre Pio. E Fra Modestino, dopo questo colloquio con Padre Pio, ebbe un nuovo incoraggiamento dal Santo Frate Cappuccino, disse, figlio mio, allarga quanto più puoi il numero, perché sono più beneficati loro davanti a Dio che io stesso, disse Padre Pio da Pietrelcina, riferisci che io do tutto il mio animo perché siano perseveranti nella preghiera e nel bene. E proprio pochi giorni prima di morire, il 20 settembre del 68, proprio Padre Pio consegnò la sua corona del rosario dicendo, ecco, ti affido il Santo Rosario, tu lo devi divulgare diffondendo tra tutti i miei figli.
E possiamo dire che proprio grazie a Framodestino, anche attraverso Padre Pio TV, ogni sera alle 20:45, ecco, Framodestino lo faceva intorno alle 21, recitava il Santo Rosario nella cripta di Santa Maria delle Grazie. Questa immensa famiglia spirituale, anche se non poteva essere qui a San Giovanni Rotondo, virtualmente si univa con i frati del convento, con lo stesso Framodestino, per recitare il Santo Rosario, e così virtualmente anche oggi continua a fare Padre Pio TV, andando a diffondere il messaggio e la spiritualità di San Pio da Pietrelcina in tutto il mondo.